Ragazzi, vi rubo solo 2 secondi per dirvi una cosa importantissima per quanto riguarda la serie. Allora, verrà modificata in questo modo. Faremo ovviamente sempre 3 partite e estrarremo questi bigliettini qua dei ruoli e mettere sempre minimo 50.000 su quello che ci esce qua. Però facciamo una piccola modifica. Per ogni partita, se la vinco, potrò scegliere un ruolo all'interno di quella squadra. Ad esempio, che ne so, non mi piace l'ala destra, appunto, di quella squadra che ho fatto dopo aver fatto il compro primo giocatore. Andremo a fare di quel ruolo il compro primo giocatore con minimo 50.000. Mentre se perdiamo, togliamo il giocatore più forte che abbiamo trovato nel compro primo giocatore. E se perdiamo la partita, mettiamo massimo 1.000 crediti in quel ruolo. Quindi lasciate 10.000 mi piace. Prima che parte il video, vi voglio dire che la prossima liga sarete voi a deciderla. Allora, vi dico Liga Santander, Premier League o Bundesliga. Scegliete questo tra i commenti, mi raccomando, commentate in tantissimi e lasciate 10.000 mi piace e vi carico il quarto episodio. Adesso andiamo dentro con il video. Ehi, chi è? Sì, proprio tu. Ti servono crediti per fare la squadra dei tuoi sogni? Acquista su fifacoin.com con il codice FIUS e avrai il 5% di sconto e farai 40-0 in Weekend League. Mi raccomando, corri ad acquistarli nel primo link in descrizione. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo col terzo episodio del compro il primo giocatore con la Rot Division 1. Oggi ragazzi andremo a formare una bella Serie A attorno al nostro caro Diego Armando Maradona. Ovviamente il ruolo è sempre 4-3-3 offensivo. Quindi ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere, dice mi piace. Adesso andiamo a fare l'estrazione, come vedete qua ci stanno sempre tutti i ruoli. Allora mischiamo per bene, ragazzi. Come vedete, qua ci sono tutti quanti. Mischiamo ancora e scegliamo lui. Vai, va bene questo, ok. Allora, cos'è? Allora, dovrebbe essere terzino destro, giusto? No, terzino sinistro, ok. Terzino sinistro sopra i 50.000. Quindi andiamo dentro subito con il portiere. Allora, sempre come il primo giocatore con la rota, vediamo one. Allora, portiere, mettiamo Serie A, oro, come sempre. E andiamo dentro con il primo giocatore del compro il primo giocatore per quanto riguarda la Serie A. Ok, ecco il primo. E troviamo consigli, ragazzi. Troviamo consigli del Sassuolo che già dovremmo avere in teoria nel club. Ok, sì, ce l'abbiamo. Ottimo, così. Adesso andiamo dentro con il terzino destro. Vediamo subito. Dai, mettiamo terzino destro. Eccolo qui. E troviamo Lichtsteiner della Juventus, che in teoria già dovrei avere perché ho molti giocatori della Serie A. Sperando che questo già ce l'ho, così ci facciamo subito un bel. Eccolo qua, Lichtsteiner. Ok, adesso andiamo dentro con il primo dei due difensori centrali. Ok, primo difensore, vediamo subito. Ranocchia! Ma come Ranocchia? Ma Ranocchia, ragazzi, proprio Ranocchia, dai, no. Ok, comprato Ranocchia, adesso andiamo dentro con l'altro difensore centrale, speriamo bene. E qua ci deve uscire di culo, dai, per forza. Almeno un Chiellini, per favore, un Chiellini. Ti chiedo un Chiellini. Eccolo, Chiellini! Maximovic! Ma come Maximovic? Che difesa è? Che difesa è? Mamma mia. Andiamo dentro col terzino sinistro sopra i 50.000, quindi dovrebbe uscire o un If oppure Alexandro, che è l'unico giocatore che dovrebbe stare sopra i 50.000. Allora, vediamo. Oro sopra i 50.000, terzino sinistro. Vediamo dentro. Con il terzino ed Alexandra. No, ci sta pure Rodriguez. Ok, a posto. Alexandro va più che bene. Alexandro della Juventus. Buonissimo così, eh. Allora, dovrebbe costare 63.000 addirittura. Ok, 64.000 si è pure abbassato. Ottimo così. Compriamo questo qua, 64.000. Ed ecco acquistato Alexandro della Juventus. Adesso andiamo dentro con il primo dei due centrocampisti centrali. Speriamo bene qui, ragazzi. Speriamo bene. Ok, togliamo questo. Serie A. Dai subito, eccolo qui, centrocampista centrale ed è Zielinski. Zielinski che è abbastanza buono. Zielinski non mi lamento, però poteva esserci di meglio. Certo, c'è Nainggolan, Marchisio, Hamsik, ci potevano andare sicuramente meglio. Ok, ecco comprato Zielinski. Adesso andiamo dentro. Aspetta, mettiamo prima Alexandro in campo. Eccolo qui, Alexandro, madonna quanto è forte. Adesso andiamo dentro con il secondo centrocampista centrale, Serie A, oro. E andiamo dentro con l'altro centrocampista, ti prego. Jorginho, un altro del Napoli. Vabbè, dai, Jorginho, Maradona.
Zielinski, c'entra un po' nuovo e vecchio del Napoli. Ok, Jorginho che già ce l'ho. Adesso andiamo dentro con i tre attaccanti, ovvero i ruoli più importanti. Andiamo prima con l'ala destra e speriamo bene, ragazzi. Incrociamo le dita e vediamo un po' chi ci esce. Ma come? Ehi, Seric. Ehi, Seric, ragazzi. Ehi, Seric, ma come si fa? Adesso andiamo dentro con l'ala sinistra. E qua però ci deve uscire qualcosa di buono, se no veramente non andiamo da nessuna parte. Alla sinistra e troviamo Lorenzo Insigne! Lorenzo Insigne Info! Mamma mia! Lorenzo Insigne! 86 di valutazione, buonissimo così, l'IF abbiamo trovato addirittura, non solo Lorenzo Insigne. Incredibile, ragazzi! Incredibile! Lo troviamo, Lorenzo Insigne. Ok, costa 46.000 crediti, manco tanto per Lorenzo Insigne. Ok, compriamo questo qua, che c'ha pure 10 contratti e 99 di forma fisica. Adesso andiamo a andare con l'attaccante e ci può uscire lui, ragazzi, eh. Non ve lo dico ancora, però ci può ancora uscire. Quello che ci perseguita sempre. Andiamo dentro con Serie A, togliamo questo, mettiamo oro e andiamo dentro con l'attaccante, signori. E la Padula, vabbè, la Padula. Se vinciamo le partite siamo costretti a cambiare i due attaccanti, sia la destra che la destra. Cioè, sia la TT che la destra. E vabbè, la Padula, ragazzi, dobbiamo per forza metterlo. Ci sta così, la Padula. E mettiamo anche Lorenzo Insigne. Abbiamo fatto quasi tutto il Napoli. Allora, sono 1, 2, 3, 4 giocatori del Napoli. E beh, ragazzi, abbiamo pure Maradona che era del Napoli. Quindi, mi raccomando, adesso, se vinciamo la prima partita, io direi di cambiare subito l'attaccante al posto della Padula. Poi, nel caso vincessimo la seconda, andiamo dentro con l'ala destra. O magari facciamo prima attaccante e poi difensore centrale, perché comunque l'attacco, bene o male, ci sta. Quindi, ragazzi, non ci vediamo in chiacchiere, andiamo dentro con la prima partita. Ok, primo avversario del giorno, vediamo un po' chi ci mette. Aiaia, una bella Serie A. Proprio una bella Serie A, qua è dura, ragazzi, è dura veramente, speriamo bene. Ha il troll là davanti di Cristiano Ronaldo, però signori, noi vogliamo vincere. Dobbiamo cambiare attaccante più che altro. Ok, si parte, si comincia. Maradona, subito dentro per Lichtsteiner. Dai, ragazzi, vogliamo vincere. Maradona, Maradona, attenzione, Maradona, Maradona, col sinistro, Maradona! Diego Armando, Maradona! 1-0, avanti così, signori. Va bene così, Diego, va bene così. Subito che fa vedere chi è Diego Armando. Vai, Zielinski, Maradona, ancora Diego, Diego per la Padula, la Padula! Che gol di la Padula! 2-0, mi ricordo il nome di la Padula, però va bene. Che gol che ha fatto la Padula, mamma mia, Gianluca la Padula. Lichtsteiner dentro per la Padula, la Padula! Che gol di Gianluca! La Padula, 3-0, mamma mia. Buonissimo così, che sinistro di Gianluca. Ok, ha quittato, ragazzi. Quindi, adesso andiamo dentro con il compro al primo giocatore e veramente possiamo migliorarlo l'attaccante. Anche se, grazie Gianluca la Padula, ti terrò nel mio cuore, magari ti userò nel finale di serie. Sei veramente stato incredibile. Grazie mille. Ragazzi, allora andiamo dentro con l'ATT della Serie A sopra i 50.000. Andiamo dentro con l'ATT da migliorare. Forza, ragazzi, noi ci crediamo. Tre me ne sono usciti. Guarda là, guarda là. Beh, dai, compriamolo, compriamo. C'erano pure Riccardi, Perisic, Immobile, vabbè, dai, ci sta. Ok, 64.000 crediti. E miglioriamo l'attacco, anzi l'attaccante. Ok, adesso però se andiamo a vincere la prossima partita, direi di migliorare il difensore centrale a sto punto, perché comunque abbiamo Ranocchia che non è proprio tanto forte, oppure Maximovic, ma vediamo un po'. Dipende tutto dalla seconda partita, quindi andiamo dentro, no col Full Champions, ma con la seconda partita dell'episodio. Ok, seconda avversario della giornata, vediamo un po' chi c'è in squadra. Ok, in Liga Santander con Caglion lì sulla destra, 3-4-3, vabbè, dai. Ok, si comincia, questo sta pure parlando, grande, Scarsonal, De Olofeu. Vabbè, si comincia, ragazzi! Alexandro, Higuain, dentro per Maradona, Maradona col sinistro, Black, mamma mia. Maradona, Maradona, Maradona dentro per Seric, e Seric,
Dentro per Maradona, Maradona! Ancora lui, Diego Armando, Maradona! Mamma mia, che bomber! Vai così, Diego Armando, vai, grande! Vai così, vai! Dentro per Maradona, vai Maradona, dentro per Insigne, posizione regolare, ancora Insigne! Lorenzo, Insigne, 2-0! Che attacco, signori! Che attacco! Mamma mia, e non ha ancora segnato Higuain. Attenzione Caglione, no 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 no. Mamma mia. Higuain ancora, lui ancora, ancora, ancora. Sinistro, gol di Higuain. E vabbè, ha fatto un bel gol qua, ha fatto un bel gol. Ancora dentro Maradona, Maradona, di nuovo dentro per Higuain. Ancora Maradona, Maradona. Posizione regolare Maradona, 4-0. Facciamolo quittare, dai, 4-0, dai. 4-0, per favore, dai, Scarsenal. Dai, forza. No, gioca, vabbè, dai, gioca. Ok, ragazzi, abbiamo vinto per 4-0. Adesso andiamo dentro un'altra volta con compro il primo giocatore. Questa volta però sostituiamo Maximovic, perché comunque ha giocato bene Ranocchia. Quindi andiamo a mettere difensore centrale sopra 50.000, Serie A. E andiamo dentro con il compro il primo giocatore. Ok, eccoci qua. Mettiamo difensore centrale, Serie A, oro, calcio A, sopra 50.000, e andiamo dentro con il compro al primo giocatore. Eccolo qui, vediamo subito chi è. Ed è Bonucci, one to watch. Mamma mia, Bonucci one to watch, buonissimo così. Ci poteva essere anche Chiellini, però Bonucci one to watch, 88, va bene così. Bonucci, che non uscirà mai if, però lo dobbiamo comprare. One to watch, lo compriamo. Ok ragazzi, andiamo ad acquistare quel Bonucci one to watch. Eccolo qua, Bonucci one to watch, che lo inseriamo al posto di Maximovic. Ok, a posto così. Quindi adesso andiamo dentro con l'ultima partita dell'episodio e poi ci ribecchiamo in un prossimo video. Ok, ultimo avversario giornaliero, eccolo qua, una Bundes che potremmo fare nel prossimo episodio, quindi ditemi qua sotto nei commenti. È abbastanza normale, dai, normale. Ok, si comincia! Ultima partita del giorno. E dai ragazzi, vogliamo vincere anche questa. Forza ragazzi, noi ci crediamo. Lichtstein la mette al centro di testa, non ci arriva nessuno. Zielinski, vai Zielu, Zielu, Zielinski, palo! E Higuain, 1-0 signori. Vai con la dub, con la dub, con la dub, 1-0. Dai così, dai, dai, dai. Higuain subito dentro per il Seric. Maradona dentro per Higuain. Posizione regolare ancora Higuain. Doppietta. Mamma mia signori. Comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti se facciamo tipo bottino pieno, ovvero 3 partite vinte, 3 vittorie su 3. Se tipo nel prossimo episodio possiamo mettere magari un giocatore in più, magari 2 estrazioni sopra i 50.000, ovvero 2 giocatori sopra i 50.000 a partire da subito, insomma. Maradona, ancora lui Maradona, vai 1-2, con Higuain, ancora Maradona, 3-0, e questo molto probabilmente quitterà, perché siamo sul 3-0, e veramente ragazzi stiamo dicendo che sono i più forti. Grande Maradona, grande Higuain, perché ha fatto 2 partite abbastanza buone, dai. Ha quittato, però la padula non è da meno, ragazzi. Fatemi sapere questo nei commenti chi ha giocato meglio tra Higuain e la padula. Quindi ragazzi, abbiamo fatto 9 punti, quindi si deciderà nel prossimo episodio se entriamo ufficialmente in divisione 6. Mi raccomando, Liga Santander, Premier League o Bundesliga. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi! Higuain si naluta, lo scorda mai.